Ti benediciamo. Signore, grazie per la tua presenza. Riempici con il tuo spirito, guidaci tu nel nome di Gesù Cristo. Accomodate. Accomodate. Io vorrei invitare il fratello Cacioppo, giusto? Vieni, fratello, così ci presenti. Pace. Pace. E allora, ci presenti questo tuo progetto. Il fratello viene da Messina, lui è impegnato in un progetto cristiano e mi ha chiesto di venire a presentarlo, io con piacere. Va bene? Ti ascoltiamo. Pace a tutti voi, tanto vi porto i saluti della Chiesa di Messina e anche della Chiesa del Niger, che mi è dovere portarvi perché la nostra opera missionaria si abbassa. Ah, va bene. La nostra opera missionaria alla quale io mi dedico è in Niger, in Africa, a sud-est della Nigeria, a sud-est del Niger, a nord-ovest della Nigeria. Vuol dire che siamo in pieno combattimento con i Boko Haram. Però siamo lì a portare l'Evangelo e dare un aiuto, un soccorso a quelli che sono i bisogni della terra d'Africa. Io sono il vicepresidente di questa missione. La missione si chiama Malam Murna, è una lingua afroasiatica della regione di Dagamaran, la tribù è Hausa. E Malam vuol dire signore, Murna vuol dire gioia, è il signore della gioia. Questo nome l'hanno dato al fondatore di questa missione, che era un missionario siciliano di Castellammare del Golfo, il fratello Neonato Navara, che nel 72 andò lì in Niger, fondò quest'opera missionaria e grazie a Dio l'opera continua a crescere. Oggi lui è col signore, ma i servi oggi ci sono, domani non ci sono, però l'opera continua perché è l'opera di Dio. E oggi grazie al signore c'è un'espansione, perché Dio benedice, anche se la situazione sono molto difficili e anche se i combattimenti non mancano, sia religiosi sia anche quelli sociali e anche quelli dello Stato, perché parlo di noi operiamo in un paese prettamente musulmano dove abbiamo tanti ostacoli nella predicazione dell'Evangelo, ma grazie a Dio, come ripeto, l'opera va avanti. Di cosa ci occupiamo noi? Noi prima di ogni cosa ci occupiamo di annunziare l'Evangelo, perché cerchiamo di espletare e portare avanti quello che è il progetto di Dio, di andare in ogni luogo, in ogni parte del mondo a predicare l'Evangelo affinché chiunque crede in Gesù Cristo sia battezzato e sia salvato. Poi aiutiamo le persone a portare un aiuto anche economico, sociale, spirituale e anche di istruttivo, perché cerchiamo di costruire le scuole, cerchiamo di aiutare gli ospedali, cerchiamo di dare aiuto ai bambini affetti da poliomielite, cerchiamo di portare acqua nei villaggi, cerchiamo di portare la luce nei villaggi, cerchiamo con l'aiuto di Dio di dare un contributo essenziale, perché crediamo fondamentalmente all'opera missionaria dalla quale prendiamo spunto dal Signore Gesù, che prima, come dice l'Evangelista San Luca, prima dice fece e poi parlò. In questo noi agiamo cercando di agire in un modo concreto e poi portare avanti l'opera del Signore attraverso l'annunzio della parola di Dio. Noi collaboriamo con sei chiese che abbiamo fondato negli anni passati, grazie a Dio anche l'anno scorso ne abbiamo aperto una, collaboriamo con le chiese locali, con le assemblee del Niger, con le chiese locali, la UPN e la ERN, sono le chiese locali a livello nazionale, da sud, da ovest da est a nord. Cerchiamo di collaborare e collaboriamo con queste chiese dando un supporto sia anche spirituale che anche sociale e economico. E come dicevo, crediamo nell'istruzione, costruiamo le scuole perché in Niger c'è un tasso di analfabetismo così alto dove la maggior parte delle persone non vanno a scuola perché la scuola è a pagamento, non hanno la possibilità, perché parlo di un paese prettamente povero. Diciamo, povero è una parola abbastanza elevata, misero, nella miseria o sotto la miseria. Non so definire bene questo concetto fra povertà e miseria, ma vi posso garantire che è una realtà abbastanza triste, dove vedere bambini che per 15 euro non possono essere curati dalla malaria e devono morire, e non parlo di uno o due bambini, ma 30, 40 ogni volta che c'è un'epidemia di malaria, oppure non hanno
l'igiene è giusta perché non hanno diciamo, i servizi adatti a certe realtà, e allora c'è un contesto dove noi ci muoviamo e con l'aiuto di Dio cerchiamo di portare un contributo in questo. E crediamo anche nell'istruzione perché abbiamo questa esperienza che nel tempo abbiamo potuto far adottare dei bambini a distanza, perché ci occupiamo anche di questo come sostegno a quello che facciamo solo nella località dove noi ci muoviamo, nelle città di Zindere e nei villaggi circonvicini. Cerchiamo di dare questo supporto alle famiglie, così facendo i bambini crescono in buono stato di salute, hanno qualcosa da mangiare, hanno anche soprattutto l'istruzione, perché in questo hanno poi facoltà di poter decidere quello che sarà il futuro della nazione in cui vivono. Non cercare di portarli, estrapolarli dalla loro terra e portarli qua, ma cercare di farli crescere lì, dare un sostegno lì e poi svilupparsi lì come professionisti di lavoro, professionisti di studi, dottori, medici, avvocati e così via. E nel corso degli anni, grazie a Dio, dopo 48 anni che siamo sul territorio, abbiamo potuto vedere gli sviluppi di quest'opera missionaria. Però il nostro lavoro principale, quello dove è nato, dove è stata fondata proprio la missione, è un villaggio che si chiama Caracara, dove c'è tanto lavoro. È un villaggio dei lebbrosi. Ci sono quasi 2.500 lebbrosi, fra bambini e adulti. Sapete perché? Perché per i musulmani chi è colpito dalla lebbra è maledetto da Dio. E allora, siccome dicono che hanno giurato falso sul Corano, Dio li castiga e loro li confinano con tutta la loro famiglia in questo villaggio. E la realtà di questo villaggio è abbastanza difficile. E noi, grazie a Dio, con l'aiuto del Signore, abbiamo impiantato una chiesa, abbiamo aperto un dispensario e di lì stiamo sviluppando come dire, dei progetti che stanno portando avanti quest'opera. Abbiamo anche un corso di infermieristica, così facendo gli infermieri che vengono sostenuti dalla missione vanno in questo centro poi a lavorare, e anche soprattutto all'ospedale di Zinder, perché dentro l'ospedale di Zinder abbiamo un centro sociale dove smistiamo le medicine, allora costruito da fratello Leonardo Navarra nel 1987, dove aiutiamo anche all'ospedale in questo. Diamo attrezzature sanitarie, diamo aiuto, diamo medicine, compriamo quelle cose necessarie che servono per la cura degli ammalati, perché c'è una realtà sanitaria abbastanza difficile e triste. Noi molte volte ci lamentiamo qui di quello che viviamo, ma vi posso dire, garantire che non possiamo avere un metro di paragone di quello che gli occhi miei hanno potuto vedere e continuano a vedere e hanno potuto toccare e continuano a toccare con mano realtà abbastanza difficile. Sapete, gli ammalati, chi è ammalato e ha qualcosa di soldi vive, chi è ammalato e non ha soldi muore. Tanti bambini vengono colpiti dalla colostomia perché non hanno un'alimentazione adatta, l'acqua non è potabile, l'acqua viene raccolta dalle pozzanghere a terra quando piove, poi viene filtrata nei bidoni, bollita, anche se viene bollita tanti batteri non è che vanno via, e allora poi vengono a colpire le parti delle pareti dello stomaco e tanti sono costretti a subire degli interventi in ospedale. Bambini, ci ho parlato di bambini di 4, 5, 6 anni e fanno un calvario, è un percorso abbastanza veramente doloroso e triste, e alla fine non c'è che c'è una riuscita di guarigione, ma molte volte devono affrontare anche dopo tante sofferenze la morte. Noi cerchiamo con l'aiuto di Dio di dare un supporto, un aiuto concreto a questo che è l'opera del Signore. Ci occupiamo di costruire tricicli per bambini disabili, una delle grandi piaghe che colpisce il Niger, soprattutto e la Nigeria del Nord, perché sono confinanti, è la poliomielite, qui debellata negli anni 60, ma lì è vigente e continua a fare vittime, dove migliaia di bambini sono costretti ogni giorno a strisciare a terra per potersi spostare da un posto all'altro. E pensate, quando è il periodo delle piogge, dove le piogge torrenziali cadono in abbondanza, si fanno fiumi di acqua che poi viene mescolata con le acque reflue, perciò immaginate il contesto dove vivono questi
queste realtà, e noi siamo lì con l'aiuto di Dio a portare avanti tutta quest'opera che Dio ci ha dato grazia di portare avanti. Io ringrazio Dio perché abbiamo il sostegno di tante chiese in Sicilia, in Calabria, che pregate per noi, e grazie a Dio ancora in questa sera ringrazio anche soprattutto Dio e il pastore che mi ha dato questa opportunità di potervi mostrare un pochino a parole brevi, perché so che il tempo scorre, questa che è l'opera missionaria. Però io il più in dettagliato ve la vorrei mostrare con un piccolo video che ho, sì. E se noi lo possiamo mandare in onda, magari se possiamo abbassare un pochino queste luci, un attimo. E in questa immagine noi raccontiamo un pochino l'opera del Signore, quella che facciamo a bozze così molto rapide. Ci sono immagini crude, molto forti, sono immagini, quelli che magari si possono vedere, io ho potuto vedere immagini e affrontare situazioni abbastanza difficili. Questo è quello che noi facciamo e quello che mostriamo, perché credo che la Chiesa dinanzi a certe realtà non può e non deve, se ha un sentimento e vive nello Spirito di Cristo, girarsi dall'altra parte, ma cercare di continuare a pregare affinché Dio ci dia la grazia di poter compiere di più. È vero, quello che facciamo è forse una goccia di acqua nel deserto, ma vi posso garantire che quell'acqua che cade nel deserto, anche se è una goccia, disseta tanti e tanti, e tanti che hanno veramente di bisogno. E vorrei fare una piccola retorica. Io credo che noi non ci dovremmo mai lamentare di quello che abbiamo, anche se molte volte viviamo dei momenti magari difficili, ristretti economicamente, forse anche non ci possiamo avere, non possiamo avere tante cose che magari il nostro cuore desidera. Noi dovremmo ringraziare Dio per quello che abbiamo, e anche se quando pensiamo di non avere niente, abbiamo, fratelli, molto da ringraziare Dio, perché oggi abbiamo potuto mangiare, ci siamo vestiti, abbiamo magari aperto il nostro armadio, abbiamo potuto avere la scelta di quello cosa metterci addosso. Molte volte magari questo non ci piace, ci mangiamo altro e altro, abbiamo tante cose. Io credo che questo video ci faccia pensare un pochino di ringraziare Dio per quello che abbiamo e che ci possa mettere un peso il Signore, affinché possiamo continuare a pregare e pregare per noi, affinché Dio ci dà la forza soprattutto di poter continuare quest'opera missionaria che dal 1972 portiamo avanti. Dio vi benedica. Quello che state per vedere è un documentario della missione Malaburna sulle condizioni della popolazione e bambini del Niger, dove la missione opera da più di 40 anni. La missione è stata fondata dal fratello Leonardo Navarra, missionario siciliano di Castellammare del Golfo. Il Niger è uno dei paesi più caldi e poveri al mondo, dove la povertà, la malattia mietono molte vittime tra la popolazione. Quello che state a vedere sono le loro cucine, questa è la loro cucina. Ma non lo fermare, fallo continuare. Questa è la nostra casa missionaria, dove centinaia di persone ogni giorno. Le carestie costringono il Niger a dipendere da aiuti stranieri. La missione ogni anno distribuisce tonnellate di riso, miglio e mais alle varie comunità e anche alle famiglie della popolazione nigerina. La popolazione nigerina per il 98% è di fede musulmana. La missione si dedica all'annuncio della buona novella attraverso la collaborazione delle chiese locali, dove tanti hanno accettato Gesù Cristo nella loro vita come personale salvatore. Quello che avete visto è il fratello Martino Listi, lui è palermitano e lui è presidente della missione. Hallelujah, hallelujah, na Yesu.
La notizia del nostro arrivo si diffonde un attimo e tutti fanno a gara nel manifestare la loro gioia nel rivederci, soprattutto i bambini. Questo è il villaggio Caracara, il cuore della missione dove noi siamo. E questa è la nostra casa qui. Ogni giorno prendiamo bambini di strada e gli cerchiamo piccoli gesti per portare loro un sorriso. Cerchiamo di fargli vivere un giorno diverso da quello che potrebbero vivere quella giornata. Attraverso questi gesti così poi diamo delle caramelle, cantiamo dei cantici al Signore e cerchiamo di indirizzarli nelle vie del Signore. Sapete, come vi dicevo, è un paese prettamente musulmano dove le scuole coraniche continuano sempre ad acchiappare questi bambini per indottrinarli nella religione musulmana. La missione si occupa di portare avanti alcuni progetti, tra cui la costruzione di scuole e le adozioni di bambini a distanza. Alla famiglia del bambino sostenuto viene aperto un libretto bancario, dove tutti i soldi del sostenitore vengono versati. Questi bancari sono quelli che vedete nella vostra testa. Poi al sostenitore ogni anno viene data la fotocopia del libretto bancario con tutti i vari movimenti di versamento e di prelievo, la foto del bambino, la lettera e la pagella scolastica, affinché si possa seguire la crescita del bambino. Nel 2003 e nel 2011, grazie ai proventi dei 5 per 1000, abbiamo costruito 12 padiglioni scolastici e un'aula di informatica. Essi sono stati donati sia alle chiese delle Assemblee di Dio, alle chiese libere del Niger, al comune di Zinder, per garantire loro istruzione per un futuro migliore. La poliomielite in Africa è una triste realtà. Colpisce centinaia di bambini che sono costretti a strisciare a terra per potersi spostare. Noi come missionari non possiamo fare i vaccini perché non siamo medici. L'obiettivo della missione è quello di creare opportunità lavorative per renderle autonomi, affinché i tanti non vivano solo di aiuti umanitari. Ad esempio, i tricicli che noi doniamo ai poliomielitici vengono costruiti da un'associazione in Zinder, da cui i soci stessi sono affetti da questa infermità. Come vi dicevo, non siamo missionari medici, perciò non possiamo vaccinare le persone. Cerchiamo di aiutarli facendo costruire questi tricicli, così loro si possono spostare liberamente. Anche se poi ogni anno acquistiamo decine di tricicli per permettere loro di spostarsi liberamente. In tutto il Niger esistono solo 3 ospedali, 2 governative e uno evangelico della SIM, Società Internazionale Missionaria. Considerate che il Niger è 4 volte più grande dell'Italia. Pensate, 3 ospedali in tutto il Niger. Questi sono contenitori di ossigeno che abbiamo donato agli ospedali. La mortalità infantile si mantiene su alti livelli. Colpisce bambini in età compresa da 1 ai 5 anni, dovuta alle condizioni precarie di salute e alla fame. Questo è quello che vi spiegavo poco fa, che tanti bambini vengono colpiti da colostomia e poi devono subire un calvario di sofferenza che li porterà poi alla morte.
Ed è proprio attraverso le donazioni che la missione riesce ogni anno a donare agli ospedali attrezzature e medicine per la cura dei malati. Non lontano da Zindere vivono i lebbrosi, i cosiddetti maledetti di Allah, che vengono confinati nel villaggio Karakara con le loro famiglie. Se ne contano quasi 2500, tra adulti e bambini. In questa fase la lebbra è contagiosa perché le ferite sono aperte. Nella fase nel villaggio precedente, Karakara, no. Nel 1994 è stato costruito un centro dove i lebbrosi possono essere assistiti e curati. Questi sono gli infermieri che noi istruiamo nel corso di infermieristi, che poi loro vengono ad aiutarci in questo. Alla morte di Leonardo, un testamento morale recita: Martino, non abbandonare i miei lebbrosi e i miei bambini. Ogni mese garantiamo loro 2 tonnellate di riso, di mais e di miglio. Durante la nostra permanenza in terra d'Africa, doniamo ai nostri fratelli lebbrosi più di 30 montoni e questo per loro è motivo di festa, perché è l'unica occasione nella quale mangiano carne. Il pastore Malangarba, lebbroso pure lui, ringrazia Dio per l'aiuto ricevuto e incoraggia la Chiesa a confidare sempre nel Signore Gesù. So che le immagini sono forti abbastanza. Questo è quello che noi facciamo lì in terra Niger, in terra d'Africa. E io ringrazio Dio per questo. Qualcuno un giorno mi fece una domanda: ma voi missionari che fate là? Noi facciamo tutto, predichiamo, aiutiamo, lavoriamo, zappiamo la terra. Non è che c'è un lavoro non specifico che uno fa, facciamo di tutto. Quello che c'è bisogno di fare si fa. E io ringrazio Dio perché mi ha voluto onorare di essere partecipe di quest'opera meravigliosa, anche se molte volte con dolore, con sofferenza, anche molte volte con nottate in bianco, perché ciò che vediamo scuote i nostri cuori, perché siamo esseri umani, siamo, diciamo, anche noi molto sensibili. Molte volte vediamo scene raccapriccianti che non ci permettono di dormire neanche la notte. La domanda poi sorge spontanea, diciamo: Signore, ma come mai, ma perché? E poi la risposta viene: perché l'uomo è egoista. È tutta questione, perché fin quando nel cuore dell'uomo vigila il peccato, l'uomo tende sempre a sopraffare un altro uomo, e la realtà poi sfocia in quello che voi vedete. Noi, mi permetti di fare questa precisione, noi abbiamo un piccolo banchetto lì con dei gadget e altre cose. Tutto quello che noi ricaviamo dalle vendite di queste cose va investito nella missione a portare un aiuto concreto lì in Niger. Poi se qualcuno di voi volesse adottare un bambino per estrapolarlo da un contesto di povertà, fatelo pure. Tanto è 1 euro al giorno, è un caffè in meno al giorno, come si vuol dire. Perciò che Dio vi possa benedire e possa toccare i vostri cuori. Vi lascio solo questo pensiero: pregate per noi. Io, a Dio piacendo, alla fine di giugno partirò in Africa, e pregate e Dio vi possa benedire grandemente. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Quello che abbiamo visto è
È una realtà che avviene in questo mondo. Dice, il mondo giace nel maligno. Da questa immagine possiamo capire il cuore dell'uomo, come, ecco, la responsabilità della Chiesa, dei cristiani, è quello di fare il bene, di amare il suo prossimo. Dice la Scrittura che noi possiamo adempiere a tutto ciò che è scritto. Sai come? Amando il tuo prossimo come te stesso. Lode Gesù Cristo. Il Signore vi benedica, fratello Demetrio, fratelli che siete venuti da Messina, il Signore vi riempie di ogni sapienza, forza, fede e benedizione, spirituale e anche materiale, perché senza quello. Lode Gesù. Alleluia. E questa è la realtà. Ecco, Dio ci chiama a uscire fuori dai sogni, no? Dalle visioni, e di prendere coscienza della realtà in cui noi siamo e che viviamo, e della grazia che Dio ci ha fatto e ci sta facendo. Noi come nazione abbiamo una grazia di non vivere questa realtà, la povertà, ma una povertà poi che tocca anche non solo il sociale, ma l'uomo nella sua dignità. Alleluia. Come l'Evangelo. Dice, che cosa può fare l'Evangelo? Tanto. Perché la parola di Dio, il Signore è venuto per trasformare l'uomo, per cambiare l'uomo, l'uomo peccatore, per vincere il peccato che è dentro l'uomo. Come diceva il fratello, il peccato è dentro l'uomo. E il peccato che vive nell'uomo produce anche questi effetti. Ne produce anche altri. Gesù è venuto e ha portato sulla terra il regno di Dio. Egli ha vinto, ha pagato il prezzo della liberazione per liberarci da questo potere, dal potere del peccato, dal potere delle tenebre che sono dentro, che è dentro. Dentro l'uomo, perché poi si estende fuori. Peccato che dentro l'uomo le tenebre che sono dentro poi si estendono, diventa nazione. Gesù è venuto per liberarci da questo potere, trasformando l'uomo peccatore in un uomo nuovo, non più tendente al peccato, ma tendente all'immagine e alla somiglianza di Cristo. Lode Gesù Cristo. Vedi quale grazia che ci ha fatto il Signore, non che ci deve fare, che ci ha fatto. Non dobbiamo noi ringraziare il Signore per la grazia che Egli ci ha donato? Guarda quale grazia Dio ci ha dato. Lode Gesù Cristo. Magari queste immagini ci aiutano a capire la grazia di Dio su di noi. Ma ci ha dato la grazia della libertà spirituale, senza la quale noi non potevamo accettare il Signore. Perché Egli è venuto e ha rotto le catene, ha spezzato le catene del male, ha spezzato il legame che tiene l'uomo schiavo. Quindi
Noi non siamo più schiavi. Dice che siamo stati liberati dalla schiavitù e quindi non apparteniamo più al peccato, non apparteniamo più al vecchio uomo. Ma il Signore ci dice che abbiamo un dovere, appartenere a Cristo. Amen, sono... È perché tocca le coscienze. Dice, non appartiene più a te stesso. Ecco, tu non appartieni più a te stesso. Appartiene al Signore. Perché Lui ha pagato il prezzo. Ci ha liberati dalla schiavitù, non apparteniamo più al vecchio padrone, ma apparteniamo a Cristo. Ecco, ma dobbiamo prendere coscienza che apparteniamo a Cristo, quindi abbiamo un dovere. Vivere Cristo. Lode Gesù Cristo. Capitolo 4 di Prima Pietro. Dice, poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, armatevi anche voi del medesimo pensiero. Perché chi ha sofferto nella carne ha smesso di peccare. Per vivere il tempo che resta nella carne, non più nelle passioni degli uomini, ma secondo la volontà di Dio. Dice, basta per noi infatti il tempo della vita trascorso a compiere la volontà dei gentili, quando camminavamo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, nelle baldorie, nelle abominevoli idolatrie. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro gli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. E si renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Per questo, infatti, è stato predicato l'Evangelo anche ai morti, affinché fossero giudicati nella carne secondo gli uomini, ma vivessero nello Spirito secondo Dio. Ora, la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque sobri, vigilanti per dedicarvi alle preghiere, avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri, perché l'amore coprirà una moltitudine di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo mette al servizio degli altri come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Se uno parla, lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornito da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi, per provarvi come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di voi. Da parte loro Egli è bestemmiato, ma da parte vostra Egli è glorificato. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, ladro, malfattore o perché si impiccia negli affari degli altri. Ma se uno soffre come cristiano, non si vergogni, anzi glorifichi Dio a questo riguardo, perché è giunto il tempo che il giudizio cominci dalla casa di Dio. Se comincia prima di noi, quale sarà la fine di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo di Dio? E se il giusto è appena salvato, dove comparirà l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio, raccomando a Lui le proprie anime, come
al fedele creatore facendo il bene. Lode Gesù Cristo. Dice, abbiate il medesimo pensiero, perché chi ha sofferto nella carne ha smesso di peccare, per vivere il tempo che resta nella carne, non più nelle passioni degli uomini, ma secondo la volontà di Dio. Questa è una delle cose più difficili da fare. Nella mia esperienza da pastore, la cosa più difficile che io vedo è camminare secondo la volontà di Dio, cioè rinunziare alle opere della carne per vivere secondo lo Spirito. Lode Gesù Cristo. Noi a volte pensiamo che il nemico è fuori, no? Combattiamo contro il nemico, preghiamo ed è giusto pregare contro il nemico. Ma il nemico più pernicioso, fastidioso, quello che ti conosce nell'intimo, sa quali sono le tue debolezze, sa quali sono le parole, gli stimoli che deve attivare per risucchiarti giù. Sai dov'è? Dentro di noi. Si chiama carne. È quella natura spirituale di peccato che è nata e collegata all'uomo. Cioè, questa natura non è che è scomparsa. Perché se no, noi eravamo creature nuove, celesti. Ma questa natura carnale che è dentro, che perde il potere, dice che attraverso il battesimo, dice, siamo partecipi della morte e della resurrezione di Cristo. Qual è sta morte? È che questa natura perde il potere, quando noi accettiamo Gesù Cristo, perde il potere, il dominio, il governo. Come dire, se possiamo fare una... perde... la maggioranza viene staccato, diciamo, il potere, come dire, esecutivo, però tu lo puoi attivare, è sempre là che cerca di essere attivato. Muore in quanto è tendente a morire, se camminiamo per lo Spirito, dice. Se camminiamo per lo Spirito. Dice, se camminate per lo Spirito, adempirete le opere dello Spirito. E poi dice che i frutti sono manifesti. Quindi questa natura carnale, Dio ci ha dato il potere di vincerla. Fratelli, non vi affliggete, dice, questa natura che è strettamente collegata al corpo, o come dire, fisico, no? Alle membre, dice, che viene stimolata, è proprio, questa natura riporta i cristiani sotto il potere delle tenebre, del peccato, delle tenebre, quindi. Ecco perché noi vediamo purtroppo fratelli, sorelle. Dio sta mandando questa parola per liberarci, per darci una conoscenza, una rivelazione, non perché dobbiamo prenderci il diploma, la laurea in teologia, perché noi conoscendo dobbiamo vincere. Noi dobbiamo vincere perché siamo il popolo di Dio. Noi siamo il popolo di Dio e abbiamo un ordine, un dovere, camminare secondo lo Spirito. Non è un consiglio, è il consiglio della parola, ma è un ordine di Dio.
In Italia, quando si parla di ubbidienza, riaffiorano pensieri politici. Perché la parola, diciamo, tra le parole più diffuse, tra i giovani, è la disobbedienza, no? Che fanno pure i movimenti, il movimento disobbediente. E i ragazzi, ma pure io, mi ricordo io da ragazzo, allora c'erano i ribelli, no? I rebels, i ribelli. Cioè noi ragazzi non sapevamo neanche a che cosa ci ribellavamo, eravamo ribelli. Oggi parlo di ubbidienza, vedi, no? Ma pure in mezzo alle chiese ti guardano così. Ubbidienza. Perché veniamo, siamo, come dire, impregnati da una cultura, l'Italia purtroppo, dico io, è bene che ci sia la democrazia, come no? Però abbiamo acquisito così tanto questo spirito della democrazia che un pochettino ci sentiamo un po' come Dio, che decidiamo noi, devo decidere, io devo scegliere. Ti ho scelto, fratello, sono io. Cioè, troppo potere nel senso che ci stacca dalla realtà spirituale, cioè ci riporta questa cultura. Se non è rivista nei confronti della parola di Dio, cioè se non è purgata dalla parola di Dio, cioè la vita che noi viviamo. Noi viviamo in Italia, ma se fossimo in paesi dove c'è una dittatura avremmo altri tipi di problemi, ma comunque sempre problemi ci sono. Ma noi dobbiamo vincere lo spirito del presente secolo che ci condiziona. Predicatore magari ha la sensibilità di sentire. Qual è il problema, no? Spirituale, alla percezione. Noi dobbiamo imparare, fratelli, a ubbidire. Lode Gesù Cristo. Imparare ad ubbidire, cioè a non fare la nostra, ma è un fatto di coscienza, no? Perché viviamo tutti i giorni impregnati nel mondo. Vedi qual è la parte che è in contatto con il mondo? Il nostro corpo fisico. E il nostro corpo fisico in contatto con il mondo attiva, come dire, il recettore della carne. È sempre attivo, il recettore della carne è sempre attivo. Quindi andare al Signore, venire a un culto, ascoltare la parola di Dio. Magari dopo un po' di tempo, mi sembra queste parole che del predicatore dice, ti sembrano anacronistici, cioè, sembra strano, perché come siamo abituati, i 5 Stelle, Lega, questo, dicono quell'altro, disubbidienza, reazione, ribellione. Dice, vai in chiesa e senti parlare di ubbidienza a Dio, alla sua parola, perché l'ubbidienza alla sua parola è vita. Ti interessa la vita? Ti interessa vivere la vita ora, ora, perché Dio ce la dà ora la vita e dopo. Ora e dopo. Una parte ora e quindi e anche dopo. Dopo per l'eternità, perché saremo poi liberati da questo corpo di peccato, quindi il nostro uomo interiore è libero di vivere in piena libertà la vita eterna. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Ma egli ci ha dato il potere pure ora, fratelli, ora, questo tempo, noi possiamo vincere. E sai chi è che non vince? Chi non guerreggia? Chi si fa sopraffare?
abbiamo letto prima, dice: la fine di tutte le cose è vicina, versetto 7. Siate dunque sobri, vigilanti per dedicarvi alle preghiere. Una delle cose che io ho visto nel tempo, che viene meno poi, cioè, che se tu non ti organizzi in maniera che sia, è la preghiera. La preghiera, sono i momenti di preghiera, sono sempre: ho fretta, ho da fare, me ne devo andare, fratello. È vero o no? Cioè, nella propria vita, vedi, i momenti che sono venuti meno, vengono, che cercano di venire meno, sono questi, nel contatto con Dio, il rapporto con Dio. Perché attraverso la preghiera noi parliamo col Signore, comunichiamo al Signore. C'è una comunicazione, c'è un collegamento, è come ti colleghi, una connessione. Al culto c'è una forte connessione alla presenza dello Spirito di Dio. Lode Gesù Cristo. E questo indebolisce poi l'essere cristiano, no? L'essere cristiano è spirito, anima e corpo. Se viene meno una parte, poi veniamo presi, perché lo spirito del mondo, quello di fuori, sai in che cosa ti stimola? Nelle cose di questa terra, negli interessi di questo mondo, negli interessi umani, cioè temporale di questo tempo, non in quell'eterno, cioè proprio di questo, lo spirito del presente secolo non gli interessa nulla dell'eternità, non gli interessa nulla della tua vita spirituale, non gli interessa nulla della guarigione, della liberazione, della crescita spirituale, non gli interessa nulla. Ti stimolerà in tutto quello che sono i bisogni momentanei, passionali, e, come dire, e divisione, no? Se non siamo, se non interviene lo Spirito Santo, se non intervenisse lo Spirito Santo in noi, noi non saremmo qua. Anzi, è un miracolo che voi siete qua. Grande miracolo. Fratelli, è un miracolo, perché avete vinto. Pure quelli che ci ascoltano, che stanno ascoltando, state vincendo. Ma il Signore ci chiama a crescere, a diventare determinanti in questo mondo. Vedete? Come i fratelli che sono impegnati nella missione. Pure noi abbiamo la nostra, loro hanno una missione, noi abbiamo un'altra. Siamo corpo di Cristo. Ma Dio ci chiama al servizio, Dio ci chiama all'impegno. Sai cosa frena l'impegno nelle cose di Dio? Cosa ti frena? Tipo frena a mano? La natura carnale. Questa natura spirituale che è collegata al mondo, si attiva col mondo ed è strettamente amica di Satana e il diavolo. Lode Gesù Cristo. E Dio ci chiama a vincerla. Come? Compiendo azione spirituale. Poi a un certo punto ci dice che il vero discepolo è quello che prende la sua croce e lo segue. Te la sei presa la tua croce oggi? Qualcuno dice: no, dice pastore, ma pure la croce. E perché? A che serve portarsi dietro la croce? Perché dobbiamo imparare a crocifiggere la carne con le sue opere giorno dopo giorno sulla croce. Signore, dice, ho sbagliato, ho peccato, c'è in me qualcosa che non va, te la voglio confessare. Alleluia. Dio ci chiama a cambiare questo mondo. Come? Prima cambiando noi stessi. Se noi
non veniamo cambiati, non possiamo cambiare. Lode Gesù Cristo. E quindi siamo in un processo, fratelli, per andare nel mondo e trasformare questo mondo e portare il bene di Dio. Cioè, Dio vuole riversare il bene su tutta l'umanità. Sai come? Attraverso di noi. Attraverso uomini che credono, che siano trasformati da Lui, ripieni del Suo Spirito, discepoli di Cristo, cristiani. Lode Gesù Cristo. Fatti trasformare, accetta la parola nella tua vita e non ti fare dominare dalle passioni, che dice che poi le passioni di questo tempo sono ingannatrici, ti ingannano, sono ingannevoli. A volte anche il desiderio di crescita in questo mondo, no? L'ambizione sociale, l'ambizione, perché è giusto, Dio vuole che ci vuole piena della sua, della dignità. Lui vuole che noi troviamo un lavoro, lavoriamo, che siamo, e Lui è per noi, è per ognuno di noi. Ma tutto non ci deve travolgere a metterci, come dire, in uno spirito, in una schiavitù, in una idolatria. Cioè, tutto non deve scadere poi, non deve diventare idolatria. Io mi ricordo da ragazzo, ero tornato a casa e facevo un casino che volevo la moto. Io ci avevo, mangiavo, pensavo e avevo la moto, magari altri tipi di sciocchezze, ti voglio dire, o magari diventare a tutti i costi, cioè, perché poi lo spirito di questo mondo ti mette a ognuno, come ti conosce, c'è la carne, no? C'è la spia del diavolo è dentro di noi. Sapevi tu? Lode Gesù Cristo. Dice, come possiamo vincere questa spia, questa natura? Servendo, pregando. Prega, servi. Presenzia ai culti. Ama, vive la comunione. Questa natura odia tutte queste cose. La natura carnale odia stare insieme al corpo di Cristo, lo odia, scappa, non sopporta. Fratello, troppo amore. Egoista. La natura carnale è egoista. Pensa a se stesso. Come quello della pubblicità. Il mondo intorno. Il mio mondo è quello, quello intorno a me. Il resto non mi interessa. Vedi? Vedi come si attiva la natura carnale? Basta dargli sfogo, che cresce in una maniera, e che cosa fa? Soffoca. E sottomette la natura spirituale e diventi poi carente nel servizio. Non è solo questo, no? Ma poi comincia a entrare nell'ansia e nella depressione, le cose poi peggiori. Cristiani che vivono l'ansia, la depressione, l'oppressione, voci continue, voci che negative. E tante negatività che provengono dalla natura carnale. Che chi è sottomesso a questo poi diventa vittima. Sai come si sente uno carnale? Una vittima. Vittima. Il pastore non lo comprende, i fratelli non lo comprendono.
Dio, manco tu mi comprendi. Incompreso. Contrasta con se stesso e quando ti becca qualche fratello o sorella, la fa a polvere. Perché è in contrasto. Lode Gesù Cristo. Dio ci ha fatto vedere che noi possiamo vivere la natura spirituale, la possiamo vivere e possiamo camminare per essa per grazia di Dio, perché Egli ha stabilito lo Spirito Santo che ci sostiene e sostiene tutti coloro che desiderano fare la sua volontà. Non è essere super santi, ma è avere fede, cioè credere in Cristo, che Egli ci ha dato il suo Spirito, che supera e ci aiuta a superare tutti i nostri limiti. Perché l'uomo, noi, non riusciamo, in noi non c'è la forza, la natura, per mettere in pratica la volontà di Dio. Abbiamo visto il vecchio patto, Gesù è venuto e ne ha stabilito un nuovo patto. È in Lui, in Cristo, sai come? Credendoci e poi mettendolo in pratica. Sai quante prove di amore che io ho avuto? Amore cristiano. La natura ti porta a non sopportare, ad allontanarti, a non amare. E ci rimasti tutti, croce. Però prova a mettere in pratica l'amore di Dio. Prova ad amare, a perdonare, a sopportare, a curare. Sai cosa avviene? Il miracolo. Dio interviene e ti dà qualcosa che tu non hai. Lode Gesù Cristo. Sperimenta questo. Non vivere in questa natura che ti porta ad avere problemi continui con te stesso e con tutti, perché la natura carnale porta a essere musoni, ombrosi, oppressi, e non è che risolve una cosa, c'è subito un altro problema. Vinci questa natura servendo il Signore, pregando, ascoltando la parola. Cammina per lo Spirito, dice, cammina per lo Spirito, cioè compie le opere dello Spirito, non solo un'opera, le opere dello Spirito, e la carne è là, sotto i piedi. Lode Gesù Cristo. Che il mondo si aspetta la manifestazione dei figli di Dio. La natura, tutto. Sai cosa si aspetta? La manifestazione dei figli di Dio. Quindi la Chiesa deve incarnare lo Spirito di Dio. Cioè noi dobbiamo avere proprio incarnato lo Spirito. Non solo quando veniamo al culto e siamo illuminati. Sempre. Sempre. Io capisco che, dice pastore, ma io lavoro, ho problemi, questo, quello, quella. Tutti hanno problemi. Tutti abbiamo problemi. Ma lo Spirito Santo è con te, che ti aiuta, questa è la promessa di Dio, o no? Amen. Dice, non c'è prova che non sia al di là delle tue forze. Abbiamo letto prima. Dice, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco. Cioè, sei provato? Non ti fare disorientare, ma sii stabile, perché il Signore è con te. Dio è con noi e vuole riempirci con la sua unzione, quell'unzione che viene dall'alto. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Signore, ti adoriamo, Padre. Ti adoriamo, Signore. Ti ringraziamo, Signore,
perché hai conquistato la vita per noi. Lode Gesù Cristo. È una grazia. Siamo nella grazia. Questa parola in questo periodo è desta. Siamo nella grazia significa che abbiamo la possibilità di ricevere la grazia. Che alcuni hanno interpretato in maniera proprio... Ma siamo nella grazia, nel tempo della grazia, perché siamo nel tempo che possiamo andare alla presenza di Dio, chiedere il perdono ed essere perdonati, ed essere graziati. Avere la possibilità, avere la rivelazione, Dio ci illumina e ci fa vedere dove sbagliamo e quindi possiamo ravvederci perché siamo sotto la grazia. Alcuni pensano, dicono, no, la grazia, ormai qualsiasi cosa fai, salvato. Siamo sotto la grazia, il tempo della grazia. Perché abbiamo la possibilità, Dio ci convince in quanto al peccato, ci convince, lo Spirito Santo ci convince e quindi possiamo andare. Ti sta convincendo in quanto al peccato? La predicazione ti ha stimolato, ti sta facendo vedere dove devi ravvederti? Qualcuno dice non c'è bisogno più di ravvedimento, pastore, e che predichiamo a fare? Che ci sono a fare i ministeri. Qualche pastore mi ha chiesto su questo. Se è tutto compiuto, si sta compiendo e siamo sotto la grazia perché riusciamo a ricevere la grazia di Dio, il perdono dei peccati. Quando andiamo a Lui, Egli è fedele e giusto, da perdonarci tutti i peccati, pure ora. Perché ora, anche nei cristiani che sono stati battezzati, se non si ravvedono, quei peccati rimangono e producono frutti negativi nella vita. E io da pastore li vedo, perpetrati nel tempo. Ma Dio ha il potere, se tu glielo permetti, ti rivelerà quello che tu devi fare. Perché Dio è luce. Sai cosa fa? Illumina il tuo cuore, la tua mente, affinché tu possa compiere quell'operazione di togliere ogni radice amara, ogni pensiero malvagio, di togliere dalla tua vita ogni azione negativa. Lode Gesù Cristo. Se tu lo vuoi, è possibile. Se tu lo desideri, è possibile. Alziamoci in piedi.